Ragazzi, bentornati nel canale, io sono YoMarcio98 al solito e siamo qui con la serie su Dark Souls 2, Scholar of the First Sin. Allora, partiamo subito a bomba, ragazzi. Quello che io volevo fare è concludere quest'area del boschetto del cacciatore, innanzitutto. Dopodiché vorrei andare alla Torre della Fiamma di Hyde e fare quell'area lì. Per cui, intanto, secchiamo questi nemici che... Sono sempre rompiscatole che ti vengono alle spalle, ragazzi. Se mi sentite leggermente con la voce un po' affaticata, è perché sto registrando questo episodio subito dopo quello scorso. E purtroppo il cambio di stagione mi causa un fastidioso mal di gola. Anzi, è più un ranteghino, ma così è, così è. Questo è chiuso e si potrà aprire tra un bel po', ma tanto non ci serve effettivamente andare di là. In questo momento sto seguendo la strada classica, nonostante io abbia già aperto lo shortcut al falò, semplicemente perché voglio farvi vedere la strada classica. Nulla di più semplice. Ah, tra l'altro c'era anche questa parte qui che non abbiamo però la chiave, e non l'ho neanche fatta nel new game, quindi la dovrò fare sicuramente. Allora, qui vediamo come potremo comportarci. Ora ci sono degli arcieri rompiscatole, ma il bello è che anche noi siamo arcieri. È riuscito a colpirmi da morto. Chi è? Ah, lui, ok. No, no. Ok, va bene, no problem, no problem. Quello là c'ha una mira, ragazzi. È un figo. Vediamo cosa si può fare da qui. Non si può, vero, colpire quel rompiscatole là sopra. Quello lontano, ragazzi, è fastidiosissimo. Ed è antipatico anche quello sulla pedana, diciamo, verso Kale, mi pare si chiami. Quello che disegna la mappa, per intenderci. Così, usiamo anche un po' di frecce, giusto per divertimento, anche per variare un pochino. Chi è che mi ha colpito? Quello lì, da lì? Ma stai scherzando? Ma non ti permettere, la tanchiamo, ma tu muori, non mi interessa. Perfetto. Per fortuna, ragazzi, che non ci fanno praticamente niente di danno, quindi diciamo che su questo punto di vista ci va abbastanza di lusso. Allora, qui, ah, per scendere dovrei scendere da qui, va bene. Ah, e c'era un nemico, io non me lo ricordavo assolutamente. Ce lo ricorderemo la prossima volta. Vabbè, ci fiaschettiamo, tanto ne abbiamo qua di fiaschette e non prendiamo così tanto danno da dovercene preoccupare. Ok, qua si ritorna, perfetto, alla scaletta, ok. Spesso, raga, non mi ritroverò con i posti e con queste cose qui, ma è proprio dovuto dal fatto che è tanto tanto tempo che non ci gioco e i nemici alcuni sono stati cambiati, per cui ci sta, Così è più divertente per tutti in realtà. Sicuramente vedrete uno YoMarcio98 più coinvolto, ed è anche il motivo per cui ho voglia di giocare a questo gioco. Qua c'è la palla, facciamola passare. Che due palle, no, non faceva ridere. Parliamo con Kale, mi pare si chiami Kale. Nel mentre mi sale il male alle cervicali, va bene. Kale, perfetto. Lo facciamo spostare, ragazzi, alla tenuta, quella lì a Majula, così ci permette di andare giù, prendere il ricettacolo per anime, eccetera, eccetera. Se non sbaglio, dovrebbe esserci quello, a meno che non sia cambiato qualcosa. New Game Plus. Ah, chiave, perfetto. Bene. Scudino. Ah, mi ha preso, sì. Erba crepuscolare, molto bene. Beh, molto bene, in realtà a noi non serve, però se vogliamo recuperare gli utilizzi dei miracoli, che se non sbaglio si fa proprio con le erbe, mi pare. Curiamoci un momento, dai, dato che ci siamo, e prendiamo questa gemma vitale, dai. Che
che, come avete visto dallo scorso episodio, abbiamo troppe gemme vitali. Qua c'è un bel buco e no, non sarebbe il caso di andare a vedere. Tra l'altro, nel New Game, mi dispiace tantissimo, ma mi sono dimenticato di uccidere il Cacciatore Oscuro, che è uno dei boss più fighi di tutto quanto il gioco. È davvero bello da combattere, è davvero molto divertente, e io me ne sono dimenticato perché mi ero dimenticato della sua esistenza. Per cui, ragazzi, lo faremo sicuramente, se riesco a trovare la maniera per entrare, perché bisogna entrare nei portali, quelle robe là oscure, tutte di oscurità e di tristezza. Speriamo di riuscire, perché sono un po'. Non sono andato là dentro, vero? No, infatti c'è un oggettino, andiamo a prenderlo. E mi devo rifare tutta la strada? No, dai. No, davvero devo rifarmi tutta la strada? Ma io non ho voglia, ma. Rompini. No, dai, forse no, forse no. No, posso passare direttamente da qua, ottimo. Pensavo di dover rifare tutto quanto il giro e saltare per i tetti, manco fossi Spider-Man, però. Invece non dobbiamo, ragazzi. Usiamo un po' anche la picca, vero? Non la sto usando, caspita, la voglio usare. Tu fai non correre così tanto. Mamma mia, ragazzi, quanto danno che gli faccio. Gli faccio davvero tanto danno, quest'arma in direct hit è fortissima, davvero ottima. Qua conviene distruggere i barili perché c'è là appunto un simpaticone che si diverte molto con la questione di barili. Tra l'altro qui si può già combattere un persecutore, il persecutore si può combattere, chiaramente non tramite l'utilizzo delle baliste, ovviamente. Beh, se lui scendesse. Anzi, guardate, c'è una roba molto figa, perfetta. No, non saprei neanche se lo voglio combattere. Beh, qui è proprio andato completamente fuori. Wow, bravo, bravo. Ho sbagliato. Una volta ero bravissimo, ragazzi, a fare quel parry. Era il parry che mi riusciva meglio di tutto quanto il gioco, credo. Ho voglia di usare un po' di magie, non le abbiamo usate, quindi. Non so se sarà una buona idea, eh. Ok, però posso comunque. Cavolo, gli fa male, però, eh. Se lo anticipo sull'attacco, si possono utilizzare. Bene, sono contento di questa cosa. Quando la utilizzeremo? Proviamo a ucciderlo con questa magia qua. Perfetto, ci ha mancato, ragazzi. Ottimo. Dai, inizia le tue belle combo. Bravo. Bravo, ti voglio proprio che fai le combo. Dai, finiamole ste lance del fulmine che ci stiamo divertendo. Ah, stavolta sarà un trade, vero? Beh, un trade che ovviamente vince lui perché ha più vita di me, giustamente. Eh sì, in realtà si fa molto bene anche con la katana, con due colpi gli togliamo la vita della. Sì, non riesco. Non sono più capace, ragazzi, mi dispiace. Hopla, hopla. Lo ucciderò con questo, però. Ok, perfetto. Non ho neanche letto cosa ho preso, ma a sto punto l'abbiamo fatto. Mi siete svegliati tutti. Adesso. No! Ragazzi, mi stanno facendo perma stun lock tristissimo, proprio Dark Souls 2. Ehi, bentornato. Non ho una buona performance, ma ci siamo divertiti. Abbiamo usato le lance del fulmine che sono molto lente a castare. Però avete visto che anticipando sulle sue animazioni. Addio, 3 gemme vitali, vabbè. No, 2 gemme vitali. Dammi sto drop, per favore. Anticipando appunto sulle sue animazioni si riesce. Ah, qui era altro frammento, ecco perché non l'avevo preso. Qua non c'ero mai salito nel new game. Bene. Quindi a sto punto direi che ci becchiamo la fiaschetta a più 2. Dai, ah, guardate la differenza del danno senza il direct hit. Adesso guardate. Se ce la faccio magari. Dai, guardate. Zack, shot. L'altro ha avuto 3 colpi. Quello lì abbiamo shottato, cioè è una differenza davvero abissale, neanche fosse Artorias.
Che battute vi faccio, eh? Tanta roba, lo so, modestamente. Ma io veramente... Oddio, è pieno di gente. È pieno di gente. Aiuto. Non voglio morire. Raga, che cacchio è? Che cacchio è quella roba? Giuro che non ne ha... No, non lanciare le bombe. Non fare le cose. Cioè, fai le cose, ma non quelle sbagliate, ti prego, persona. Quanta gente c'è? Quanta gente c'è? C'è la fila al Conad, ma che è? Ma come facciamo? Vediamo. Cos'è che si può fare di... No, sta salendo perché uno è un NPC, bastardo. Guarda là, abusa pure di quella roba brutta che usavano in PvP. Ti prego, devi... Devi morire. Fa gli attacchi, ma non con il dual wielding, ma comunque usa il dual wielding. È una roba bruttissima che facevano in PvP e permetteva di bloccarti per 20 anni. Era una roba ignobile, davvero. Non avevo idea, ragazzi, di questa cosa. La mia voglia, diciamo, di fare quell'area velocemente mi ha fregato. E niente, ci sta. Questo è Dark Souls, no? It's Dark Souls, bitch. No, tu dove vai? Perché fai così? Questi qua? Non ci sono neanche più le bombe? Sì, però... Cioè, credo che abbia aspettato l'amico, in realtà. E sarebbe una cosa fantastica, devo dire. Però, caspita. No, devi morire. Stiamo facendo fatica in un posto dove... Non bisognerebbe farne, davvero. Perfetto, no dai. Visto che abbiamo fatto una fuga, diciamo che diciamo fortunata, ci sta, abbiamo avuto fortuna, è vero. Ok, bene, un Perry. Un Perry l'ornitorinco. Abbiamo 0 fiaschette, le abbiamo usate tutte, ragazzi. Tutte e tutte le abbiamo usate. E qui ovviamente c'è il mega trappolozzo, che se ti metti a prendere gli oggetti ti fiocinano, manco tu fossi una balenottera. A proposito di questo, ragazzi, voglio lanciarvi un appello. Non andate a caccia di balene, perché non ne vale la pena soltanto per fare le creme, dai. Povera balena. Ma non si vede niente, non si vede niente, aiuto. Fiamma della farfalla a me. E katana. Questa qui è una trappola, normalmente è veleno, spero che sia ancora veleno. Perfetto, che il veleno è quello più facile da schivare. E qui si può usare una pietra di farro, sì, io dovrei essere pieno, pieno, insomma. 4, ora ne ho 3, credo. Sì. Abbiamo una portina che si apre qui. E spero che non ci siano mimic, guardate, li controlliamo entrambi per scaramanzia. Non ricordo, anello della cloranzia, va bene, ok. Però io l'avevo ottenuto. Ce l'avevo già, forse l'ho avuto in un'altra maniera. Ah no, avevo quello più uno, ecco, pure. Ah, la lastra di titanite, molto bene. Tra l'altro mi si sta rompendo l'equipaggiamento e quindi userò un attimo... La polvere riparante, che è sempre comoda. Qua accendiamo così almeno c'è luce e rimane. Tra l'altro queste fiaccole che non si apre da questo lato. No, dovrebbero aprirla i nemici se non sbaglio. No? Busso? Busso? Sento camminare, quindi probabilmente è così. Sì, infatti. Mi ricordavo bene. È una cosa abbastanza divertente in verità. È una di quelle trovate che Dark Souls 2 ha. No, non è tutto brutto, ragazzi, Dark Souls 2, davvero. Sì, però, cioè, ha finito di attaccare, almeno fammi fare anche qualcosa a me, per favore. Ragazzi, non mi ha preso, comunque, ma...
No, rompe estremamente le balle, quello là che arriva e non ti fa fare niente. Quindi ora devi morire e stare anche zitto, non puoi neanche dire niente, perfetto. È morto e ora è zitto e io sono più felice. Non è un mimic, bene. Anello vitale, frammento grande. Va bene, va sempre bene. Frammento grande. Sì, ne ho 95, vabbè, ne ho, quindi non è un problema per quello. Ok, allora a questo punto, vabbè, puliamo l'area, tanto abbiamo comunque le titaniti, sì, le titaniti, le gemme vitali. Puliamo l'area e poi. Ah, ci sarebbe anche quella roba là di qua da fare, che ora è diventata molto più semplice. Una volta era più un casino. Le ultime parole famose, adesso nel New Game Plus sarà con un puttanaio di gente. Scommettiamo? Beh, insomma, questi c'erano già. Non è pratica, ragazzi, quell'arma. È bellissima, ma non è pratica, purtroppo. È molto triste come cosa, ma è classico di Dark Souls 2. C'ha delle armi molto belle che però non sono molto utilizzabili. Un po' perché sbattono sui muri e un po' perché appunto a causa di questa meccanica del Direct Hit, che in un certo senso ha senso. Dall'altro senso, sì, non sono molto utilizzabili. Qui mi pare c'è una parete invisibile, infatti. E spero non sia un Mimix, non sarebbe una grande fregatura. Bastone a stregone, erba ambrata. Qual è il bastone a stregone? Quello base, vero? Vediamo, eh. Vabbè, non c'ho voglia. Sono già rotto le balle, sti menucle mi perdo. Qualche nemico? No. Chi è che lancia le robe? Ok. Chi è che sta facendo casino qua? Boh, non lo so. Ciao, Pate. Già. Era così difficile. È che potrei anche farlo fuori, Pate, però. Mi dispiace, dai, non lo uccideremo, lo lasceremo in vita perché siamo persone buone. Oh, tu sei una new entry. New entry servirà poco essere new entry, morirai come tutti gli altri, caro. Davvero quelli là non hanno subito un grande potenziamento? Mi dispiace, sinceramente. Vabbè, qui ragazzi si entra solo con con la cosa dei ricordi, ma la si sblocca, non mi ricordo. Se non sbaglio, quando si trova Vendrick, può essere. E qui prendiamo l'oggettino che vedevamo dall'altra parte. Ah, giusto, c'è anche quella lì. Quella non è proprio facile, facile. Vorrei cambiare un'arma. Potrei mettere. Sì, questo ci sta. C'ho anche il martellazzo, ragazzi, anche questo è più 10, eh. Tanta roba. Obla. Questa è una parete invisibile, secondo voi? No. Proprio no. Allora, qua quanta gente c'è? Dovrebbero essere in due, in teoria. Ah, lì non ci sono mai andato, là sopra. Ce l'ho fatta al primo tentativo, bene. Anima e vabbè, insomma, nulla di. Oh. Guarda. Cavolo, non ho colpito l'altro. Shot di tequila. Non ci ha fatto fare il riposto quello speciale per qualche motivo. Questo spero proprio molto molto che non sia un mimic, perché anche qui, cioè, quel mimic là all'inizio che abbiamo trovato nell'episodio scorso mi ha lasciato un po' basito perché era davvero in una posizione infelice, ma infelice infelice. No, adesso ritorno alla picca perché ho aspettato troppo per averla e non mi interessa se fa cacare, la voglio usare lo stesso. Vabbè, qui saremmo entrati dopo aver ucciso l'ultimo gigante, ma
avremo comunque trovato il persecutore e in ogni caso troviamo una delle strade di accesso per la Bastiglia perduta. Ragazzi, ti colpiscono comunque sempre, è incredibile. A volte fanno questi attacchi talmente veloci che non ci credi neanche che ti hanno colpito. Eppure lo fanno. Lo fanno e come? Qua c'è tutta quanta la combricola degli amici. Questa zona molto molto infelice di Dark Souls 2. È una grande idea mettere tutti quei nemici là, messi così. Davvero, davvero infelice come scelta. Su questo penso che siamo tutti d'accordo. Vediamo se riusciamo a farlo, dai. Quattro? Abbiamo finito? Anche se sono i nemici così più stupidi, ragazzi, quattro sono davvero tanti, eh. Trovarsi in una situazione qui dove non puoi praticamente rotolare equivale a morte, davvero è una gran carognata sta qua che hanno fatto, forse anche molto gratuita, essere onesto. No, non mi piace, non è decisamente una di quelle cose di cui sono fan circa questo gioco, purtroppo. Mentre siamo già a 20 minuti, però ormai abbiamo finito quest'area, quasi, insomma, non andiamo giù dalle salamandre finché almeno non avremo bisogno della chiave per entrare nei DLC del Re di Ferro, tra parentesi è il mio preferito. Qui apriamo lo shortcut, che a sto punto andiamo a prenderci le fiaschette perché qua stiamo messi male. Abbiamo anche già ottenuto le anime del persecutore, quindi siamo a quota 60.000. Non ci servono, ragazzi, non livelleremo mai, eh. Anche perché per fare un livello, a livello me ne vogliono più o meno 300.000. Infatti 296.000 sono davvero tante. Ma non ci interessa, abbiamo comunque il livello che volevo. E l'ho voluto fare tutto quanto nella prima partita, proprio per soddisfazione personale, giocando da solo, con calma, rilassandomi. Andiamo a fare l'ultimo gigante, dai. E poi ci andiamo a fare un giretto alla Torre della Fiamma di Aid. Oppure vediamo, insomma, ragazzi. Bisogna anche vedere che tempo facciamo. Non voglio esagerare, ovviamente. Vorrei comunque rimanere dentro i 40 minuti o poco più. Qua un altro di quei nemici rompini. Voglio fare un parry. Sì, ciao, certo. Sì, questo non si può. No, con che cacchio si fa il parry a sto fare? Me l'ha fatto lui il parry. Wow. Davvero forte, re. Davvero molto forte. Vabbè, usiamo le gemme vitali perché se no non le usiamo mai. E beh, vi farei vedere la leggera, proprio leggerina, strage che si fa con questo. Il problema è che siamo a troppo di peso, quindi leviamo un momento l'arco, dai. Poco, fa poco male quest'arma, ragazzi. E mettiamoci questo qua. Ultimo gigante, facci vedere di che pasta sei fatto. Pensavo che gli avrei fatto più danno. Questi sono i tre colpi, no. Ragazzi, sono quasi rimasto male. Pensavo di fargli davvero più danno. Beh, ora si stacca il braccio e infieriamo bruttamente. Niente, te lo sei staccato. Praticamente hai velocizzato la tua morte staccandoti il braccio, stile seppuku. Si chiama così, vero? Quando un samurai si pianta la spada in pancia perché perde? O Harakiri? Una di queste due cose, comunque. È stato difficile, raga, però mi ha dato 20.000 anime, che cioè, per quanto è stupido questo combattimento, cioè, sembra di combattere un nemico base che però ti dà 20.000 anime, quindi davvero è molto. Allora. Potrei usare un po' questa, l'ho potenziata, ragazzi. Mi piace un sacco quest'arma, è una delle mie preferite del gioco. Wow, ciao!
Girati visuale. Il rumorino della campana è bellissimo. Per cui abbiamo preso la chiave a questo punto, che se non sbaglio non fa altro che aprire la porta che abbiamo qua. Ah, giusto, qua abbiamo di nuovo i nemici, quindi ciao. Oh, rompino, rompino. Guardalo come si è girato, sto cacca. Che pallosi che siete, mamma mia, vi voglio male proprio. Quest'arma è interessante perché comunque c'ha dei moveset, un moveset un po' pazzarello, ecco. Quando non sapete descrivere il moveset di un'arma, utilizzate l'aggettivo pazzarello e saremo tutti felici. No, è più lento, va bene. Ok, perfetto. Piano piano ci arrivo, ragazzi, che non sono facili. Sono riuscito a farne solo uno al persecutore. Una volta lo riempivo di perri, era glorioso proprio. Tu? Tu? Come tutti gli altri? Che ti credi di essere diverso? Diverso come tutti gli altri. No, che male. Wow. Il danno è importante in realtà. Anche tu verrai parriato. Riempiamoci di fiasche. Usiamo tre proprio a sfregio, ragazzi. A sfregio. Wow. Non male, non male. Non che ci serva molto. Questa qui, ragazzi, sarebbe stata l'arena del persecutore. Il trucco per ucciderlo in 0-2 è quello di farlo mettere qua davanti. Fargli il parry all'attacco iniziale che fa sempre. 99% dei casi lo fa. E poi correre alla balista. E più o meno con due o tre utilizzi della balista crepa. Praticamente muore da solo, ragazzi. È una tristezza incredibile. Sì, grazie. Ah, guanti e gambali. Mi hanno dato le robe. Secondo loro non ho le braccia abbastanza coperte, a quanto pare. Allora, scendere qui non ha senso perché noi abbiamo già preso l'oggettino che ci interessava prima, se non sbaglio, e poi non è altro che uno shortcut per tornare. Shortcut. Una scorciatoia per ritornare alla. Al follow quello iniziale, insomma, si torna sotto nella hall prima di aprire la porta con la chiave del soldato. Vabbè, qui siamo alla Bastiglia. Tu non sei un mimic. Tu non sei un mimic. E quindi possiamo aprire. Se non sbaglio, c'erano degli ascietici, giusto? Effigie umana. Come piena. Madonna mia. Sono pieno di effigie umane. Vabbè, resterà lì nel caso, dai. È anche vicino al falò, quindi. Tizzone smorto. Ok, che è quello che mi serve per il fabbro di quest'area. Che è uno comunque dei fabbri più utili di tutto il gioco. Allora, qui abbiamo la Bastiglia. Ma non andiamo alla Bastiglia. Andiamo a sbloccare la Torre della Fiamma di Hyde, ragazzi. Ok, ragazzi, scusate, stavo vedendo un momento un messaggio, ma lo leggo bene dopo. È una cosa un po' lunga e quindi lo guardo bene dopo. Questo qui era una gemma vitale che l'abbiamo snobbata nella volta scorsa. Allora, andiamo alla Torre della Fiamma. Cos'è questo buff che vedo che abbiamo addosso? Forse. Ah, l'arma, ragazzi, c'è una zanzara che mi sta ronzando intorno. No, forse il cimice malefico è schifosissimo di prima. Raga, taglio un momento. Niente, ragazzi, cimice non pervenuta. E con prima intendo dire, nel senso che prima ho detto, la cimice di prima, qua e là. Con prima intendo dire, prima, nel senso che ne parlavo nello scorso episodio, ma sto registrando in consecutivo e quindi. Si può dire come termine, non lo so. Qui troviamo un altro scudo dei miei preferiti, tra l'altro. Qua, sul lato sinistro.
Non so voi ragazzi, io i cimici li odio con tutto il mio corazon. Proprio sono quell'insetto che mi dà fastidio. In generale, gli insetti proprio non mi creano particolari problemi. Non che li vado là a prendere con le mani e tutto il resto, però non mi danno un fastidio in particolare. Il cimice sì, perché il cimice se non lo prendi giusto inizia a fare la puzza. Quindi io ho trovato il metodo per ammazzare i cimici in maniera corretta, che è quello di tramortirlo sul colpo per evitare che rilasci la tossina, insomma, che poi fa odore. Ecco, niente, così piccola lezione su come seccare i cimici. Li faccio fuori con lo schiacciamosche, comunque. Uccidiamo questo, vediamo se riusciamo a farlo fuori. Non ho nessun'arma qui, ok? Ah, giusto, perché l'ho provato a togliere prima per vedere. E questa qui, sì, infatti. Quest'arma qui si potenzia, ragazzi, andando avanti con gli NG. Così, ad un certo punto ha deciso che non gli interessava che lo stavo attaccando e mi ha colpito, ma ovviamente non droppa niente. Ragazzi, avere il set di questi qui è virtualmente impossibile. No, è possibile, ma è molto difficile. Vabbè, sappiamo tutti che Dark Souls 2, sul punto di vista dei drop, di tutte queste cose qua, non brilla. Il problema, ragazzi, di quest'arma è che non ha un R2, o meglio, c'ha un R2, ma è questo, che per quanto possa fare danno, se non sbaglio è un doppio colpo, sì, non funziona. È un po' come l'attacco in corsa delle picche, di quella roba là, non funziona, non sono molto utilizzabili, ragazzi, semplicemente. Vabbè, siamo riposati qua al falò e penso che in realtà possiamo anche andare a fare il primo boss, magari il secondo ce lo possiamo lasciare anche per un altro episodio, se no, cioè davvero facciamo tutto quanto in 3 episodi della serie, sarebbe un peccato. Vorrei che fosse una cosa comunque duratura nel tempo, anche proprio per piacere personale, ragazzi, non, nulla più, nulla meno. No, muori. Maledizione. Ok, va bene. Tanto abbiamo una marea di gemme vitali e dobbiamo usarle, quindi non sarà un problema. Ok, e quindi tutto quello che riguarda l'effigie umana non lo posso usare, quindi devo morire in pratica. Devo sbrigare. Ah no, posso metterle nella cassa oggetti, che idiota. È vero. Esiste, perché non dovrei usarla. Ok, qua abbiamo la possibilità. Beh, io vi farei vedere sinceramente come uccidere il cavaliere dei draghi qua senza combatterlo veramente. So che magari viene un video leggermente più corto, ma non vedo come questa cosa possa essere un problema in realtà. Forse è solo un plus per quanto riguarda voi. Vieni qua, ciccio. Bravo. Ce n'era uno nascosto proprio, di nascondone, come dicono qua. E ho un po' paura. No, ho paura perché è l'area che non è bella dove combattere, proprio qui è brutto, ragazzi. Non bisognerebbe combattere qua. Ok, sono arrivati tutti quindi. Cioè, ne abbiamo tirato uno, ma sono arrivati tutti perché sono dei cavalieri solidali. Vabbè, raga, si fa, no problem. Stunlock, stunlock, stunlock. Vedete, raga, per colpa dello stunlock ho perso quanta vita? Tanta. Qui ogni tanto l'attacco in salto non entra e invece entra un'altra roba che non è quella che voglio. Wow, che schivata. Schivata perfetta, devo dire, eh. Perfetto. Quello più temibile l'abbiamo ammazzato, che sono quelli, diciamo, con stamina infinita. Mi ricordavo che quelli con la mazza in realtà avessero meno vita, ma a quanto pare no. Ma sapete cosa, ragazzi? C'è
Ce lo combattiamo normale il cavaliere di draghi? O avrei voglia di combattermelo normalmente, essere onesto. Non lo faccio mai ormai, non so quanto tempo è che non combatto il cavaliere dei draghi in una maniera intesa, diciamo. Lo facciamo? L'abbiamo fatta quella cosa? L'abbiamo tirata la leva? Bisogna tirare la leva per aprire l'arena lì, espandere l'arena. E il secondo è proprio qua davanti a noi, ragazzi. Quindi c'è proprio un cavaliere che sta qui a guardia di questo, così non fai le corse. Comunque, vabbè, ve lo spiego, ragazzi, in un attimo. Per uccidere il cavaliere qua, c'è uno anche lì, non lo sapevo. In realtà è molto facile, cioè, semplicemente non dovete tirare sulle pedane e vi basterà fargli fare 6 passi e mentre sta facendo il settimo passo correte alla sua destra, lui farà un attacco in a fondo con la sua arma e cade giù praticamente. Questo è quello che succede. Ah, un altro di questi qua. Questi qua sono brutti e antipatici. Guardate quanto si girano. No! Oh no! Non l'ho visto, ragazzi. Ma mi ha invaso oppure che cosa? Non l'ho visto, come mai? Questo qui c'era anche prima, mi pareva, no? Può essere? Ho schivato perfetto, ma mi ha comunque fatto il danno perché non l'ho schivato fuori, ma dentro. No, stavolta ho sbagliato. Dimmi che muori veloce, ok, più o meno. Ma guarda. Guarda quanto ti sei girato per colpirmi, bastardo, e non sei altro. Stiamo davvero trovando le prime difficoltà, no? Segno di rancore, ok. Cos'è segno di rancore? Boh, non lo so neanche, ragazzi. Questo qua avrà recuperato la vita? No. Ragazzi, sti nemici fanno paura, cioè sono praticamente uguali di moveset a quelli che si combattono. Quello lì è un po' in una posizione infelice, però voglio aprire la cosa là. Vieni. Però gli ho fatto danno, eh. Vorrei fargli un parry. Ce l'ho fatta, bene. Però sì, sono uguali ragazzi a quelli del picco del drago, là, come si chiama? Santuario del drago, verso fine gioco. No, no, Mimic, Mimic! No, ok, bene. Figio mana, anello del vincolo. Boh, vediamo velocemente se abbiamo già l'anello del vincolo. Se ce l'abbiamo, non facciamo niente. Sole morto, spine bianco, sussurri blu. Barababababa, baraba. No, questo è vincolato, non del vincolo. Ok, quindi insomma dovrei. Facciamo così. Le lasciamo, magari potremo comunque recuperarle, credo. Cos'è che fa? Adesso sono curioso perché mi sono rotto le balle di fare sta roba. È questo? No, anello della resistenza. Ah, eccolo qua. No, anello di pietra. Conoscenza, pietra rossa. Non lo trovo. Dov'è? Ah, limita la riduzione di PV da essere vuoto. Ma serve a niente. È la versione tarocca dell'anello appiccicoso di Demon Souls, in pratica. Vabbè, non importa. Vediamo che arma potremmo usare qua per combattere il cavaliere dei draghi. Più che altro che armi ho. Ah, c'ho anche la grande lancia più 10, fra l'altro, che è carina, è un'arma simpatica, a me piace. Ho anche uno stocco più 10, ragazzi. Lo stocco è fortissimo comunque. Ma sapete, usiamo questa. Cioè, cosa ce lo impedisce? Niente, giusto. Ah, non pensavo che gli sarei passato di fianco, invece no.
felice di essermi sbagliato. Comunque gli facciamo davvero danno. Secondo voi serve a niente? No, tra l'altro rimbalziamo pure, quindi è più un danno che altro. No, no, proprio non ha senso farlo contro lo scudo grande. Secondo voi? No, no, no. Ti stai proteggendo un po' troppo, eh. Cioè, sempre sulle difensive, mamma mia. Non ti facciamo mica niente, eh. Cavaliere dei draghi. Ah, quindi, ok, vabbè. Non l'ho colpito, semplicemente. Dai, cavaliere dei draghi. Gli facciamo davvero danno, eh. Però ora vorrei recuperare anche la stamina, sinceramente. Bravo, adesso mi sta bene che ti copri un po'. Dai, bello. Dai, bello. Dai, fido. E ci saluta. È stato complesso. Beh, mi ha colpito ben due volte comunque, ragazzi. Quindi pensate che normalmente non fa neanche in tempo a guardarti che e muore da solo. Gli fai talmente tanta paura che si suicida. Accendiamo questo bel falò e direi che siamo arrivati ad un tempo tale da interrompere qui. Nel prossimo episodio penso che potremo andare a fare Ornstein, vecchio ammazza draghi, e poi vediamo, insomma, magari possiamo o andare qui che ci sono tutta quanta la zona dei pirati oppure fare la Bastiglia. Va bene ragazzi, grazie per avermi seguito anche questa volta e noi ci becchiamo alla prossima, bella. Ciao! Questa è la voce del mio personaggio.